We look forward to the time when there is no more night, when your people can come out of hiding, when your people can stop all the fighting. Shabbat Shalom e benvenuti allo studio di questa settimana che introduce i giorni comandati del calendario ebraico che stanno oramai arrivando. Rosh Hashanah è alle porte, il capodanno ebraico, e lo Shofar, i Selichot e altri importanti preparativi sono urgenti da descrivere e anche da conoscere. Conosciamo quindi insieme quelli che sono i preparativi ai cosiddetti giorni santi. Abbiamo dal Levitico al capitolo 23, versetto 2, la scrittura che dice così: «Parla ai figli di Israele, di loro, ecco le feste dell'Eterno che voi proclamerete come sante convocazioni». Sappiamo che questo è un tempo molto speciale e detto appunto santo, come i giorni comandati. Il Rosh Hashanah, infatti, o Capodanno ebraico, così come lo Yom Kippur, giorno dell'espiazione, sono dietro l'angolo, dicevamo, e queste feste bibliche e i digiuni correlati alle feste bibliche, che sono chiamati Moadim in ebraico, sono dei tempi prestabiliti da parte di Hashem. Il libro del Levitico nella Torah specifica il motivo per cui ciascuno di questi momenti, questi tempi, sono fondamentali e devono essere celebrati. Sebbene molte persone, compresi i gentili, considerino ciascuno di essi come una festività ebraica, i Moadim sono in realtà i giorni e le feste di Hashem, quindi Hashem è il nostro Dio, Hashem è il Dio di Israele, è anche il Dio dei gentili. In quanto tali sono quindi rilevanti per chiunque voglia conoscerlo meglio, più da vicino, voglia cercare la sua faccia, il suo volto e avere una migliore comprensione della nuova alleanza, del nuovo patto o nuovo testamento, il Brit Hadashah. Vi invitiamo quindi a condividere questa stagione speciale con noi. E nel Levitico al capitolo 23, versetto 4, leggiamo: queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Cosa significa all'interno di queste feste il suono dello shofar in preparazione del Rosh Hashanah, del Capodanno ebraico? Sappiamo che siamo negli ultimi giorni del mese di Elul, il mese ebraico che è dedicato appunto a un tempo di pentimento, di ricerca interpersonale, di ricerca intima con Hashem, e inizia quindi un processo in cui ci si chiede dove è il nostro cuore, si chiede perdono ad Hashem in preparazione appunto al Rosh Hashanah e allo Yom Kippur. Per questo motivo lo shofar è stato e continua ad essere suonato ogni mattina, tranne nel giorno dello Shabbat, in molte comunità ebraiche ortodosse.
E il suo suono è penetrante, un suono inquietante che stimola i nostri cuori a cercare Hashem e pentirci del peccato nelle nostre vite. Ci sono dei peccati magari nascosti, peccati che noi non riusciamo a vedere, presi dal caos giornaliero, dagli impegni giornalieri. E questo è un tempo che vogliamo dedicare una volta l'anno, appunto, per ricercare la faccia di Dio, ricercare la faccia di Hashem. Lo shofar, quindi, del corno di Ariete rappresenta il richiamo alla Teshuvah, quindi alla pentimento. È un noto saggio ebreo del Medioevo, Maimonide, che paragonò il suono dello shofar a una chiamata d'allarme e ci risveglia. Infatti nella Hilchot Teshuvah numero 3 si legge così: dormienti, sorgete dal vostro sonno, e quelli che sonnecchiano, svegliatevi dal vostro letargo. Rivedete le vostre azioni, pentitevi dei vostri peccati e ricordate il vostro creatore. Allo stesso modo il Brit Kadashah, cioè il Nuovo Patto, Nuovo Testamento, ci invita a svegliarci dal nostro sonno spirituale e a sfruttare al meglio questo tempo amando il nostro Dio e seguendolo in ogni nostro passo, in ogni nostra sfera della vita. E con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente e forza, piuttosto che seguire sentieri vuoti e frivoli. In Efesini capitolo 5, versetti 14 fino al 16 si legge: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Yeshua, Gesù il Messia, risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Vediamo che il percorso che Hashem ha preparato per ognuno di noi è un percorso perfetto, è un percorso di 10 giorni nei quali personalmente raggiungiamo un rapporto sempre più intimo e sempre più profondo alla presenza di Hashem, non solo attraverso il digiuno, ma attraverso la preghiera e attraverso la confessione, appunto, dei propri peccati ad Hashem. Quindi, cosa sono le confessioni di Selichot? Vediamo in che cosa consistono. Mentre il nuovo anno, quindi il Rosh Hashanah, si avvicina, il mese di Elul svolge al termine, la chiamata al pentimento è sentita ancora più urgentemente in tutta la comunità ebraica, in Israele e nella diaspora. Il Rosh Hashanah avrà inizio, come sappiamo, la sera del 29 settembre 2019, con speciali preghiere penitenziali chiamate appunto Selichot, pronunciate Selichot, che significa appunto perdono, che sono state aggiunte al culto quotidiano di preghiera mattutina nelle comunità ashkenazite, cioè per gli ebrei di Francia, Germania ed Europa orientale e i loro discendenti. Tuttavia la comunità sefardita, cioè degli ebrei di Spagna, Portogallo, Nord Africa, Medio Oriente e i loro discendenti, hanno pronunciato queste preghiere speciali durante il mese di Elul. E non sono appunto preghiere brevi, quindi aggiungono ulteriori 45 minuti al normale culto giornaliero del mattino. Inoltre vengono spesso recitate prima del sorgere del sole. E un tema centrale trovato in tutte queste preghiere sono i 13 attributi della misericordia. C'è lo Sheshre Midot, che furono rivelati a Mosè sul monte Sinai ed elencati nel libro dell'Esodo. Leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 34, versetti 6 e 7. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno, Hashem, Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e quarta generazione. È importante in questo tempo riconoscere proprio in questa scrittura la nostra ricerca di perdono
in questo tempo non solo per ciò che noi abbiamo compiuto che ci libera sicuramente dal fardello appunto del peccato, ma quello che noi facciamo è un atto che non vale solo per la nostra vita, ma da noi a quattro generazioni. Sappiamo che ogni scelta che noi facciamo nella nostra vita determina la vita di coloro che vivranno per ulteriori quattro generazioni. Quindi è molto importante che riconosciamo i nostri peccati e soprattutto che ci liberiamo di quelli che sono anche quei peccati più nascosti che ancora portiamo dentro e che ancora non riusciamo a portare fuori. La parola ebraica selikot è legata a slicha, che è un'espressione equivalente per scusami, ti chiedo perdono, mi dispiace. Sebbene ci sforziamo di vivere una vita pura e santa davanti ad Hashem, tutti noi pecchiamo e cadiamo in tentazione senza vedere la gloria di Hashem. Ognuno di noi ha bisogno di pentirsi e di chiedere perdono per i molti errori che fanno male a noi stessi, innanzitutto, sia fisicamente che spiritualmente, che agli altri che ci sono attorno. Esaminiamo quindi le nostre vite, mettiamole alla prova e torniamo al Signore, dice Lamentazioni capitolo 3, versetto 40. Questo sappiamo che è un momento speciale dell'anno in cui chiediamo perdono a coloro a cui abbiamo fatto torto ed estendiamo il perdono a coloro che ci hanno fatto torto. La tradizione ebraica sostiene che Hashem non può perdonarci per i peccati che commettiamo contro un altro fino a quando non otteniamo il perdono dalla stessa persona a cui abbiamo fatto un torto. Sappiamo che ci sono dei casi in cui non abbiamo la possibilità fisicamente di incontrare quella persona o quella lista di persone che ci hanno fatto del torto, ma è importante davanti ad Hashem perdonare quelle persone che ci hanno fatto dei torti prima di andare davanti al trono di Hashem e chiedere perdono per i nostri peccati. Questo è fondamentale perché appunto è scritturale e non possiamo ottenere il perdono da parte di Hashem se non prima perdoniamo i torti avuti da altre persone e chiediamo perdono per i torti fatti contro altre persone. Il perdono e il chiedere scusa quindi possono effettivamente cambiare la nostra vita. E sono fondamentali anche per lasciare il passato alle spalle, che a volte è un fardello che si sente anche fisicamente, che può determinare la nostra salute, e andare avanti quindi con il piano di Hashem, cercando di mantenere quel peso spirituale che ancora ci tiene legati al passato, può essere determinante per quello che è il piano di Hashem nelle nostre vite, tenerci intrappolati nel passato senza dare a noi la possibilità di vivere in pienezza quella che è la volontà di Hashem nella nostra vita, che è una vita di abbondanza, una vita di benedizione, e senza la libertà da quel peso spirituale non c'è la possibilità per nessuno di noi di poter abbracciare quello che è il piano di Hashem nelle nostre vite. Quindi chiedere perdono è fondamentale e camminare con Hashem passo passo, a fianco a lui, è la chiave di successo nelle relazioni interpersonali, nella nostra famiglia, nella relazione con i nostri amici e con il nostro prossimo. Quindi vediamo come anche Yeshua, Gesù, identificò la non perdonanza come un problema molto critico. Disse infatti che ci avrebbe impedito addirittura di ricevere il perdono del nostro Padre Celeste, così come diceva la tradizione ebraica. Anche in Matteo viene riportato questo, in Matteo capitolo 16, versetto 14 e 15 si legge così: perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. E allora, fratelli e sorelle, invito ognuno di noi in questo tempo a prendere anche pochi minuti servono, veramente pochi minuti servono a scrivere
un nome o più nomi, a volte ci sono nella nostra vita di persone che ci hanno fatto del torto o con cui non abbiamo un buon rapporto e per appunto cause legate proprio a quei proquo, malintesi o anche peccati gravi ci sono in tanti casi e ci impediscono di andare avanti nelle nostre vite. E scrivendo quei nomi man mano possiamo chiedere proprio a Dio di darci la forza di perdonare queste persone e di chiedere loro perdono e sentire quella libertà che Hashem vuole dare ad ognuno di noi per abbracciare il piano di Hashem nelle nostre vite. Sappiamo che la natura umana porta alla caduta spirituale, alla morte, alla mancanza di perdono, al peccato. Hashem quindi ha fornito questo momento speciale per concentrarci proprio sul pentimento e sul perdono. Quindi questo periodo di Selikot, in cui il pentimento e il perdono non si concludono l'ultimo giorno di Elul, bensì essi si concludono appunto la prossima domenica, che coincide appunto proprio con il 30 di settembre. Con la conclusione di questo periodo, si avrà la conclusione appunto anche di queste preghiere. E nella maggior parte delle comunità ebraiche le Selichot continueranno ad essere recitate anche nei culti di preghiera fino ai giorni del timore reverenziale o 10 giorni di pentimento. Uno speciale periodo quindi di 10 giorni che inizia nel Rosh Hashanah, Capodanno ebraico, il 30 settembre e culmina con lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, il 9 ottobre, darà la possibilità a coloro appunto che non sono riusciti fino alla fine di Elul a chiedere anche perdono per quei peccati che sono ancora nascosti nei loro cuori, hanno la possibilità in questi 10 giorni proprio di liberarsi totalmente di quelli che sono pesi spirituali che impediscono loro di andare avanti nella loro vita. Questo periodo, quindi, dicevamo di 10 giorni, è un momento ancora più intenso di introspezione, autoesame, e esso offre a tutti l'opportunità anche di esaminare le condizioni della propria vita, del proprio cuore e di ragionare con Hashem. È interessante, notare che il nome stesso Israele, pronunciato Yisrael in ebraico, può essere inteso nel senso giusto di Hashem da due parole ebraiche, Yashar, che è dritto, giusto, onesto, ed El, che è Dio. Durante questi ultimi giorni di Elul e per tutta la stagione delle feste comandate, ognuno di noi quindi può essere sfidato a guardare dentro di noi, chiedendo al Ruach HaKodesh, allo Spirito Santo, di rivelare il peccato nascosto nei nostri cuori e nelle nostre vite. E nelle prossime 3 settimane vi preghiamo quindi di unirvi al popolo di Israele in tutto il mondo, nella diaspora, così come in Israele, ripetendo la preghiera del salmista di Davide, il Salmo 139, versetti 23 e 24, che vi invito a recitare appunto con noi ogni giorno, in cui si legge così: Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. Amen. Shabbat Shalom a tutti voi. Ancora siamo sempre pronti e disponibili a pregare per ognuno di voi, per le vostre necessità. Preghiamo insieme per Israele. Prepariamoci in questi giorni che anticipano appunto i giorni santi, proprio con un cuore puro e integro davanti ad Hashem, perché possiamo ricevere appieno nella pienezza della gioia, proprio della presenza del Ruach HaKodesh, quella pace interiore di cui abbiamo tanto bisogno, sia nella nostra vita individuale, ma anche nei nostri rapporti matrimoniali, nelle nostre famiglie, nei nostri rapporti amicali e nelle congregazioni. C'è tanto bisogno di pace vera da parte di Hashem, non pace,
solo a parole, ma una pace che viene da Ruach HaKodesh, e quella può darla solo lui se noi la chiediamo ed invitiamo Ruach HaKodesh a venire in noi e a investigarci, quindi a entrare nel nostro cuore, a investigare il nostro cuore, i nostri reni, conoscere il nostro cuore e provarci, conoscere i nostri pensieri e vedere in noi se c'è qualsiasi cosa che non sia allineato alla volontà di Hashem, che sia immediatamente fatto fuori di noi, perché non ha spazio in noi null'altro che lo Spirito Santo, che Ruach HaKodesh. Non c'è altro spirito che può essere in noi se non il Ruach HaKodesh. Quando c'è il Ruach HaKodesh in noi, lo Spirito Santo, non c'è spazio per nessun altro spirito. E chiediamo la guida alla vita eterna, quindi alla salvezza, alla guarigione, alla ricommissione anche alla salvezza per molti credenti. Questo sarà un tempo di purificazione e anche di avvicinamento e di intimità ad Hashem. Shabbat shalom ancora a tutti voi. Now for the Aaronic blessing. Adesso la benedizione di Aaroni. Yevarechecha Adonai veishmarecha. Yair Adonai panavalecha veichunecha. Yesa Adonai panavalecha veyesem lecha shalom. Leshem Yeshua HaMashiach. Sarha shalom shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace. Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù, il Messia, il Principe della Pace. Shalom. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha Yael Adonai. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Shalom, Shabbat shalom.